Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. La magia ha vinto. Con queste parole Aldo Savoldello, in arte il Mago Silvan, ha ricevuto a 85 anni l'onorificenza al merito del Presidente della Repubblica, Commendatore della Repubblica. Una gioia immensa, qualcosa di magicamente bello, ha detto il Mago Silvan, in mezzo a tante notizie tristi di questi tempi. Che la magia abbia vinto ci fa piacere, perché questa è una rubrica che adesso si sposta al martedì, la nostra Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Intanto però io mi manterrei a metà strada fra il Mago Silvan e un altro mago molto famoso, il Mago Silvano, il Mago di Milano. Signori e signori, simsalamin, attenzione, la magia, l'illusionismo, la prestidiri, giri, miri, zirizzazione. Guardate attentamente, signori, guardate che cosa sto facendo. Niente, ma lo sto facendo molto bene. Non è male come insegnamento anche questo. Peraltro, perfino Harry Potter è nel nostro pantheon, diciamo così, e però soprattutto io lascio a questo punto la parola per dirla sua, perché non so se è d'accordo su tutte queste citazioni auliche importanti, Claudio Borghi Aquilini, che è con noi, che ringrazio e che saluto. Buongiorno Claudio, da oggi buongiorno, siamo al martedì, tendenzialmente siamo al martedì alle 9.30. Allora, chi cattiamo fuori dal mazzo? Savoldello, Cremona o Harry Potter? No, vanno tenuti tutti, perché stiamo parlando di importanti maghi, ognuno a modo suo. Però insomma, lasciatemi dire, Savoldello, vale a dire Silvan, secondo me ha bisogno di un posto particolare, perché ha fatto... Per quelli, insomma, diciamo della mia generazione, mettiamola così, era il mago per eccellenza. Ancora più di Tony Binarelli. Sì, perché Tony Binarelli che era bravissimo peraltro, però faceva un po' la parte del paranormale, no? Cioè faceva quasi credere che fosse tutto sommato vero quello che si vedeva. Viceversa, Mago Silvan era proprio un prestigiatore, cioè uno... la prestidigitrizzazione era la sua. La prestidigitrizzazione, quella del Mago Cremona, cioè uno che era così abile, no? Nel farti credere che succedeva una cosa, invece ne stava capitando un'altra. E dopo mi riaccavo il povero onorevole Rossano Sasso, che cercava nell'intervento che avete mandato prima della rubrica, tentava inutilmente con una petulante precedente di far capire o far dire qualcosa in merito alla lettera della preside di Firenze rispetto a... Intanto c'è Morelli che cerca di chiamarmi, così vedo sotto, quindi saluti ad Alessandro Morelli. Lui lo sentiamo domani alle 9. Lo sentiamo domattina. Diciamo, cioè, chissà se capiranno dopo un po' che non rispondono, perché capite che parlare con che mi suona sotto è complicato. Comunque, diciamo che quello che cercava di far capire il povero Rossano Sasso in aula era che quella lettera della preside, no, dove si scagliava contro la violenza fascista, insegnava ai ragazzi che bisogna resistere contro chi vuol mettere i muri, chi non apre le frontiere, insomma, ci aveva messo dentro tutto tutto quello che gli poteva venire in mente. In realtà è un classico caso di magia del adesso ti vedo, adesso non ti vedo, no? Perché l'essenza della prestidigitazione, per dirla come Raul Cremona, è: io sposto l'occhio da una parte, ti faccio vedere una cosa, mentre tu sei distratto e stai guardando intensamente il punto dove voglio che tu guardi, dall'altra parte io faccio i comodi miei, no? E quindi si realizza il trucco. Per diciamo in tempi più recenti c'era una famosa vignetta, quella con Monti, una specie di Monti, no? Che gridava all'italiano lo spread, lo spread,
spread, no? L'italiano terrorizzato che guardava lo spread, intanto gli stavano fregando il portafoglio, no? da dietro. Ecco, per quello che riguarda la questione del pericolo fascista, perché c'è stata una risa esecrabile, peraltro fuori da un liceo a Firenze, io mi sono permesso di ricordare una cosa. Ho iniziato a fare politica attiva proprio in Toscana, no? E proprio a Firenze, perché se ben vi ricordate, la prima, diciamo, mia elezione è stata in Consiglio regionale Toscana nel 2015 e fu una campagna elettorale molto complicata, perché non avendo nessun rappresentante all'interno del Consiglio regionale, bisognava per la legge elettorale regionale raccogliere le firme, erano tante, 12.000 firme per potersi presentare alle elezioni, oltretutto sparse in tutte le province. La Lega aveva lo 0,86% nelle elezioni politiche precedenti, quindi in pratica non avevamo nemmeno né consiglieri comunali che ci potessero aiutare nell'autentificare le firme, no? E similari. Era una cosa un po' complicata, però insomma io mi ero apprestato con entusiasmo a questa avventura. E sapendo che era un terreno difficile, ma non immaginavo quello che poi avrei visto. Vale a dire, sempre per quello che per i compagni invece evidentemente la normalità, ecco, io lì ho visto veramente lo squadrismo, perché nonostante all'epoca il PD governasse nelle città, perché non c'era ancora stata l'ondata dei sindaci di centrodestra che poi è arrivata, invece in tutte le città governava il PD, la regione governava il PD, il governo nazionale era il governo del PD, perché dal 2015 c'era Renzi. All'interno di questo monocolore PD a tutti i livelli, no, arriva un partito che ha lo 0,86% in quella regione, che vorrebbe democraticamente presentarsi alle elezioni. Bene, in ogni luogo in cui noi dovevamo presentarci per fare un comizio, comparivano degli eserciti di centri sociali che volevano impedirci il comizio con la violenza. Io mi ricordo che la prima volta che arrivò Salvini si decidette di andare al Mugello, che oltretutto era, diciamo, una parte rinomata rossa, no? All'epoca, se quando c'erano i collegi con la vecchia legge elettorale, vi ricordate, era il collegio utilizzato per far eleggere qualsiasi cosa, no? Cioè, quando il PD voleva far eleggere qualcuno per forza, tipo per esempio il famoso Di Pietro, no? Lo candidava Mugello perché era sicuro, no? di passare. Tra l'altro era splendida, Pascoli, Laghi, buon cibo, no? Però molto rossi, ecco, all'epoca. E allora praticamente cosa succede? Avevamo iniziato con dei comizi a Borgo San Lorenzo, no? E così via, e quando si era saputo in che ristorante ci saremmo fermati per salutare i militanti, no? E così via, cominciavano a cercare le minacce al ristoratore, dicendo che se ci avessero ospitato gli avrebbero fatto il locale e i dipendenti non sarebbero più stati assunti da nessuna parte, che sarebbe stato boicottato, che sarebbero venuti a devastarlo, no? Così via. Perché il povero ristoratore dice: io con tutta la, penso che sia una porcheria, però con tutta la capitemi, cioè io devo anche vivere, e quindi no, mi spiace, annullo. Al che avevamo provato con un altro ristorante, stessa cosa. Abbiamo dovuto praticamente trovarci in un luogo segreto, dopo che avevamo detto che allora saremmo andati a mangiare in una casa del popolo. Ed era partito l'editto, no? Perché ci avevano creduto davvero, era partito l'editto a tutti i circoli arci, no? Dicendo che allarme rosso, arriva Salvini, arriva Borghi, se li vedete sprangate la porta, picchiateli, non fateli entrare, no? E alla fine si tenne l'ultimo comizio, mi pare fosse a Barberino, con un dispiegamento di forze che neanche se ci fosse stato l'assalto degli austriaci nella
al Piave sarebbe stato così numeroso. Da lì poi gli episodi di violenza e di sopraffazione durante tutta la campagna elettorale non si contarono. Forse ci sono ancora in giro, anzi ci sono ancora sicuramente in giro le immagini del memorabile comizio di Viareggio, quello in cui con un palco dove c'erano le transenne tenute a enorme distanza dal palco, una marea di gente che era venuta per sentirci e altrettanta marea di gente che era venuta lì per impedirci di parlare, cominciarono a volare sassi, uova, spintoni, una cosa, e alla fine la macchina dove eravamo insieme con Salvini venne circondata e solo l'intervento provvidenziale da una parte di alcuni uomini della Digos e dall'altra parte dell'abilità del mitico Aurelio l'autista che era riuscito in qualche maniera a girare la macchina e scappare e ne siamo usciti fuori interi. La macchina ancora conserva i colpi, no, di quella giornata. Quindi è assolutamente fantastico pensare che in una regione dove succedeva questo, io non mi ricordo nessun messaggio da parte di questa signora preside o anche di nessun altro preside per dire: ma scusate, ma l'essenza della democrazia è che chiunque ha diritto di parlare, di fare i suoi comizi in totale libertà e eventualmente di essere eletto. No, invece c'è una rissa fuori da un liceo e è ancora da accertare cosa sono state le meccaniche, perché numerosi testimoni indicano che i ragazzi di destra sono venuti lì a fare un volantinaggio e sono stati aggrediti, e da lì ha reagito, da lì è partita la rissa. Però non voglio entrare sinceramente nel gioco di chi ha iniziato o similari, perché la violenza non va mai bene. Però pensare che quello lì è fascismo e dall'altra parte invece è assolutamente normale prendere e aggredire un cittadino che vuol far politica, che alla fine si rivelerà essere rappresentante del 20% dei cittadini della regione, perché questo fu l'esito poi elettorale, quindi dallo 086, dopo quelle elezioni, venne eletto con il 20%, la Lega prese il 17%. Mi risulta veramente, veramente fastidioso, ecco, perché quelli sono assolutamente due pesi e due misure, è un'ipocrisia incredibile, no? Per cercare di far politica nelle scuole, che secondo me è una cosa molto fastidiosa. Come secondo te? Neanche al mio liceo, ecco, a parlare. Secondo te, Claudio, il clima è ancora quello? Io penso che un certo modus operandi da parte della sinistra di voler risolvere, di essere così convinta di essere nel giusto, da ritenere cosa moralmente utile e anzi doverosa praticamente, no? Quello di impedire la vita democratica degli altri, secondo me c'è. Io credo che ancora in Toscana la pensino così in molte occasioni. Io veramente è una cosa che è talmente lontana, no, dal mio pensiero, in Lombardia, nonostante, come anche recentemente messo a riprova dalle ultime elezioni, nonostante il centrodestra sia larga maggioranza, io non ho mai visto andare a bloccare o a picchiare qualcuno del PD o di Rifondazione Comunista o di chissà quale altro partito qualsiasi per non farlo parlare. In Veneto il centrodestra e la Lega sono sempre stati largamente maggioritari, anche lì a nessuno credo sia mai venuto in mente di andare con delle squadre a menare o a cercare di o a tirar sassi o a impedire che qualcuno del PD
mi sembra che sia veramente la base della democrazia, no? Invece qualcuno ancora la pensa così. E poi adesso, se vuoi, arriviamo a cosa sarà, penso che, se devo essere sincero, non migliorerà la questione, con la immaginifica signora, ecco, a proposito di questo, Claudio, e stamattina abbiamo mandato in onda quel confronto che tu avesti in TV con lei 7 anni fa, no? L'hai messo sul tuo profilo Twitter, l'abbiamo mandato in onda anche noi, e questo ti volevo chiedere a proposito di magia, o perlomeno di capacità di previsione. Tu avresti previsto che la signor asterisco Schlein sarebbe arrivata a guidare il Partito Democratico, e tu prevedi anche che ci darà grandi soddisfazioni in tema di magia a proposito, e di previsioni. A proposito poi delle sue affermazioni dell'epoca, insomma, fece affermazioni totalmente false, infondate, no? Sul trattato di Dublino, nel caso specifico, parlando di migranti. E seconda questione, rimproverava a Matteo Salvini che la Lega fosse sempre stata assente alle riunioni per cambiare il famoso trattato di Dublino sull'accoglienza degli immigrati. E peraltro il trattato non è mai cambiato dall'ultima revisione, che è di Letta del 2013, se non sbaglio, no? E non esiste alcun documento di queste riunioni, tu fai notare. Quindi l'allora eurodeputata Elly Schlein era quantomeno piuttosto imprecisa, diciamo così. Ecco, tu immaginavi che la signor asterisco Schlein, o il signor, ci avrebbe dato queste grandi soddisfazioni? E ce le darà? Ma se devo essere sincero, non è che avevo del tutto scartato l'eventualità. Perché vedevo in quel modo di fare una specie di versione piddina del grillismo. Mm. No? In una maniera o nell'altra, quelle scemenze di fare il cartello, di mettere un qualcosa da mettere in social falso, no? Ma che aizzasse il popolo contro questo, contro quest'altro, era una caratteristica tipica del grillino, no? Poi non era vero quello che dicevano, facevano, ma loro brufolavano, no, su queste cose, e alla fine ho detto, bah, questa qui utilizza gli stessi sistemi, ed è deliberato, perché una volta che io ti dimostro che non è così, la volta dopo in teoria dovresti smetterla. No, se io guardavo le trasmissioni, la volta dopo uguale, no? Ancora preciso. Quindi significa che non aveva nessun interesse alla verità. Gli interessava semplicemente diffamare l'avversario politico utilizzando la menzogna, utilizzando oltretutto qualche menzogna che evidentemente con un minimo di ragionamento, con qualche spin doctor, no, similari, avevano pensato che potesse essere plausibile. Per intendersi, i grillini, no, all'epoca cosa utilizzavano quando volevano insultare Salvini? Utilizzavano il video di tale Tarabella, no, che in Parlamento europeo diceva Salvini che era un assenteista, no? Poi uno prendeva i dati, perché ovviamente sono pubbliche, no, le presenze o similari, eppure da uno come me che pensa che le presenze non è che siano l'essenza del lavoro che uno fa, no? Cioè, se uno è un leader, in teoria potrebbe anche volendo non essere sempre presente a schiacciare il bottone, no? Se no nelle votazioni importanti, ma Salvini aveva l'80% di presenze, quindi non era fattivamente falso, no, il fatto che fosse un assenteista. Ciononostante, questo Gagliotto, no, gli aveva fatto questo scombiccherato attacco, no, dove gli diceva, ah, sei un assenteista, e lì qualcuno aveva capito che la cosa aveva del potenziale, perché noi italiani abbiamo sempre questo difetto che se uno straniero dice qualcosa questa roba sarà vera, e allora lo rimandavano ossessivamente per dimostrare che Salvini fosse assenteista, e poi peccato, abbiamo scoperto che se uno avesse voglia di andare a vedere che non era vero. Ma per anche chi non avesse voglia di andare a vedere, questo era uno della cricca che adesso in questo momento giace in una simpatica galera, no? Perché questo era una della cricca di quelli che si spartivano i soldi. Quindi anche lì, no? Sì, i famosi soldi del Qatar insieme con Panzeri e altra gente. Per cui, vedete,
cioè dal mio punto di vista sono cose che mi disgustano, no? Cioè questa subumanità, no? Questi soggetti che con la politica non dovrebbero avere nulla a che fare, invece prendono, hanno un loro quarto d'ora di popolarità prendendo, insultando l'avversario politico segnale, così facendo finiscono per un po' sotto, ecco. sotto i riflettori, e c'è qualcuno che è pronto ad esaltarli. Ecco, la Schlein è questo qui, è questa roba qua. Claudio, volevo chiederti qualcosa a proposito di un ragionamento molto interessante, secondo me, e utile anche per capire un po' di cose che tu hai fatto circa una questione. Ci arrivo subito, però prima di arrivarci, in merito alla vicenda Schlein, ovviamente alla sua figura, al suo profilo politico, in merito invece all'altra questione che tu citavi prima, ovvero i soldi per la corruzione dei parlamentari europei. Io mi domando una cosa molto pratica, perché abbiamo letto tutti, l'avrei letto anche tu, visto l'altro giorno, no, che Panzeri avrebbe dichiarato, ma l'ha scritto Repubblica, che ha visto i verbali di interrogatorio più recenti suoi e degli altri due. Panzeri ha detto in sostanza che lui e quell'altro arrestato, Giorgi, che poi era assistente dell'europarlamentare Cozzolino e diciamo in relazioni con la vicepresidente socialista, anche lei arrestata dell'Europarlamento, Eva Kaili, insomma questi due, Panzeri e questo Giorgi, in pochi anni, dal 18 al 22 più o meno, insomma, avrebbero tirato su, avrebbero ricevuto diciamo 2.600.000 euro solo loro. Dal Qatar, dalla Mauritania, dal Marocco, per fare attività di lobbying a favore dei tre paesi. Ecco, io mi domando, tu che conosci molto meglio di me, di noi mediamente, come funzionano le cose, ma è credibile, cioè è vero? Come mai queste cifre così esorbitanti date a due o tre parlamentari, che uno dice, vabbè, sono due dei tanti, sono due nel mare magno del Parlamento europeo che già serve a poco e niente, come mai tutti questi soldi? Primo punto. Secondo punto invece più di sostanza, più diciamo di analisi politica, tu hai notato sostanzialmente, se non erro, che insomma, hai detto prima, Elly Schlein ha un profilo un po' che richiama così il versante 5 Stelle del PD. Qualcuno l'ha letta, ma anche tu hai fatto una notazione su questo, come diciamo così una prosecuzione di quell'ondata di antipolitica che poi ha prodotto anche l'arrivo in massa dei 5 Stelle col 33% nel 18 e quindi anche il governo giallo-verde, anche questo l'hai conosciuto benissimo perché c'è scritto insieme il programma, c'è il lavorato eccetera. Allora, è veramente quell'onda lì ancora, chiamiamola per comodità dell'antipolitica, che forse diciamo lascia indietro le competenze, l'approfondimento, il professionismo politico in senso buono, cioè informati, cerca di essere aderente alla realtà, attento alle cose vere, non diciamo alle istanze, quelle appunto antipolitiche nel senso deteriore del termine, no? Perché poi non producono a lungo termine. Però a questo punto uno potrebbe dire invece producono, perché comunque si è presa le spoglie di quello che era stato il più illustre partito della sinistra italiana. Gira e rigira, no? Siamo arrivati lì sull'onda dell'antipolitica? È questo Elly Schlein? Secondo me c'è sicuramente del vero, nel senso che l'antipolitica e nello specifico oltretutto le famigerate sardine, no? mettiamola così, c'è una mobilitazione con argomenti facili di poveretti inconsapevoli, dall'altra parte però è stata in questo caso secondo me piegata c'è un'operazione politica forse un po' più raffinata. L'hanno usata i vecchi marpioni, insomma, è l'altro. Vale a dire che secondo me i vecchi marpioni che si vedevano semplicemente, diciamo così, spodestati dall'altra corrente, cosa normalissima in un partito, attenzione, succede sempre così, cioè c'è un gruppo e poi dall'altra parte si formano degli altri gruppi, degli altri equilibri, quando sembra che l'altro gruppo possa vincere, a quel punto partono ogni genere di invenzione, no? Per cercare le scissioni, le cose, i cambiamenti di nome, la lista civetta, per cercare di fermarli. Qui c'era una, diciamo, generazione diversa di dirigenti PD rappresentata da
dagli amministratori locali, quindi i vari Bonaccini, De Luca, Nardella, Ricci, no? compagnia bella, che era lì per far secco il gruppo dei vecchi Marpioni, quindi diciamo quelli da D'Alema in giù per intendersi, no? Franceschini e compagnia bella. Questi qui hanno visto che la malparata, si sono inventati questa magia, appunto, no? questa genialata, in modo tale da poter andare avanti a fare i comodi loro. E paradossalmente, pensa un po' che Nemesi, girando le sardine contro quello che le aveva, diciamo, evocate per la prima volta, no? Che era Bonaccini, per paura di perdere le elezioni di regionali contro Salvini, no? Allora, Claudio, ti devo fermare un attimo per il solito discorso delle 10. Poi sui soldi. Sì. Dico, vorrei sapere. Esatto, tra pochissimo. Allora, rieccoci qua con Claudio Borghi Aquilini. Andiamo all'altro argomento. Allora, come mai così tanti soldi? I sacchi di soldi, allora, per così poche inutili persone. Esatto, se è plausibile, se è plausibile il 2 milioni. Sì, secondo me è plausibile. Secondo me è plausibile perché molto banalmente. Allora, premesso che io non ho visto nulla di simile, no, qua nel Parlamento italiano, ma è anche evidente che io sarei, credo, una delle ultime persone a cui vengono a proporre dei soldi, perché insomma, un po' mi conoscete, ma vi pare che uno possa essere così fuori di testa da venirmi a proporre dei soldi per qualcosa? Cioè, vanno da uno che è già benestante di suo e quindi che non è sospettabile di essere affamato di denaro, e che è ideologicamente determinato, cioè vale a dire che tratta in politica non per cercare vantaggi propri, ma per fare qualcosa. Cioè, sapevano che sarei preso, che sarei corso in procura alla velocità del fulmine, quindi nessuno ci ha mai provato, se devo essere sincero. Dall'altra parte, però, pur non avendo, appunto, mai visto niente di persona, dei lontani sospetti su tante situazioni mi vengono come. I paesi, quelli appunto del Medio Oriente o così via, sono attivissimi. E loro, ma voi immaginate un paese, uno Stato, no? Che quindi ha delle disponibilità finanziarie di uno Stato, insomma, no? Quindi se vuol fare un'operazione di un qualche tipo, non fa fatica a trovare i 100 milioni, oppure se addirittura stiamo parlando di quegli stati arabi, no? trovano i miliardi per comprare Cristiano Ronaldo. Cioè, immaginatevi che fatica fanno a trovare dei soldi per comprare un parlamentare, no? Quindi in realtà hanno sicuramente dell'intelligence, e io insomma sto adesso nel nuovo ruolo che ho qua al Copasir, mi sto accorgendo di quanti ramificati oltretutto possono essere queste minacce. Hanno un'intelligence, capiscono chi può essere o meno permeabile. Dopodiché uno da comprare lo troveranno sicuramente. E quello che insomma mi piacerebbe veramente sapere è se per delle cose così triviali, no? come quello che può essere l'immagine all'interno del Parlamento europeo, del Qatar o del Marocco, no? Si spendono con questa gran facilità queste cifre, figurarsi per delle cose più rilevanti. Insomma, a me veramente piacerebbe capire quanto, chi o che cosa hanno speso varie multinazionali della sanità, no? Similari. Comunque non stiamo scoprendo comunque veramente niente di nuovo, ve lo ricordate, Poggiolini o similari. Cioè, oltretutto anche lì era una questione, curiosamente, perché poi uno forse se lo dimentica, ma le questioni lì di Poggiolini, anche qui robe insomma un po' della nostra epoca, comunque era uno che aveva gli ingotti nel puff. Il famoso, no? Puff e la moglie, lo ricordate, no? c'era il puffo con dentro i lingotti, ecco. Quelle tangenti, guarda caso, venivano per una questione di vaccinazione obbligatoria. No, curioso, perché uno poi si dimentica, no? Ma era la questione di dire bisogna dire
che questo vaccino obbligatorio per tutti i bambini, anche quando in realtà non serviva, non era dannoso, ma non era... Poi se proprio vogliamo collegarci col discorso di cui sopra, a me mi fa più impressione, a dire la verità, le tangenti di Panzieri mi meravigliano perché c'era uno dei tanti, vabbè, come, che incidenza poteva avere un 1, 2, 3, 4, 5, 10 Panzieri, non lo so. No, invece però... in realtà serve come, perché all'interno di un partito... No, sicuramente Catarini e Marocchini non sono cretini, non sono deficienti. Se davano dei soldi era per un tornaconto ben preciso, è anche un'utilità, ovvio, no? Ma poi attenzione, nel momento stesso in cui tu corrompi uno, non è che hai corrotto quello lì e vabbè, tanto è annegato nella massa, no, del Parlamento. In realtà il singolo deputato, il singolo senatore su tanti provvedimenti sono quelli che, specialmente quelli, diciamo, meno visibili, che magari invece impattano tante cose, ma in realtà a qualcuno interessa poco, perché immagino in aula l'interesse quando si parla dei confini sud del Marocco, no? tanto per dirne una, cioè i confini tra il Marocco e la Mauritania o similare, immaginate tutti esperti, no? Cioè, voglio vedere, a puntare sulla cartina geografica. Gente. Però in realtà quando il singolo parlamentare segue un dossier, poi tutto il resto del partito si adegua, perché dice l'ha studiato lui, ha detto che bisogna votare così e quindi è giusto così. Certo, certo. Quindi in realtà con uno ti tiri dentro e su tanti dossier tutto il partito. Invece quello che stavo dicendo, poi magari non so se sei d'accordo, sentiamo anche qualche telefonata, qualche ascoltatore, ma torniamo anche sul discorso Schlein, perché c'è un'altra annotazione che tu hai fatto molto, secondo me, interessante. Ecco, quello che rimanere in Europa mi colpisce di più da un bel po' di tempo a questa parte è che si sia trangugiato semplicemente, senza eccepire, senza menare grande scandalo, il fatto che per qualcosa come 35 miliardi di euro di forniture di vaccini, di cui parlavi prima, dalla Pfizer stavolta per la vicenda Covid, si siano messe d'accordo due persone, cioè la Presidente della Commissione Europea, senza neanche un supporto istituzionale, senza neanche il coinvolgimento di altre strutture della mastodontica struttura europea, e l'amministratore delegato della Pfizer. Allora, due persone che si scambiano messaggi, che poi cancellano, che dicono che non ci sono più, per fare una fornitura di 1.800.000.000 di dosi di vaccino a 35 miliardi di euro. Ma ti pare possibile? Da parte di un'istituzione che ti dice che devi fare le gare, devi fare le gare, la concorrenza, il mercato, compagnia bella, e questi due si mettono d'accordo in due. A me mi sembra una cosa che è una storia talmente colossale. È come lo scoop di Seymour Hersh sui gasdotti, no? Che li ha fatti saltare le forze armate americane. Talmente colossale che non ne ha parlato più nessuno, se non per dire che quello lì è un vecchio rincoglionito. Fino al giorno prima era un alfiere straordinario del giornalismo investigativo, è diventato un coglione il giorno dopo, no? Ma per forza. No, è incredibile, no? Ma poi, se ben vi ricordate, ancora in diretta, quando a un certo punto non volevano lasciare far vedere i documenti, no, poi il Parlamento li chiama e loro si degnano neanche di andare, non rispondono, non ci vanno, il Parlamento li vuole ascoltare e loro non ci vanno. Quando si lasciano i documenti sono così pieni di omissioni che è assolutamente ridicolo, sembrano i quadri di Sgro. Chi è un appassionato d'arte sa di cosa le cancellazioni, diciamo. Esatto, quello che prende le pagine e cancella tutte tranne una parola, no? Ecco, quello lì è il grande sgro. Ecco, i documenti, grazie. Intanto scusate, ma sto scendendo perché sono arrivato puntualmente al Senato. e quindi, un attimo, adempio a... Ciao, saluto il senatore Borghesi che ha fatto viaggio con me, si è subito. Tutta anche la chiacchierata e niente, adesso mi avvio allegramente verso il mio ufficio, però vedete bene che nonostante tutto nel nuovo giorno di martedì ci siamo un po' rimasti dentro con gli orari, seppur ho ammorbato un povero tassista con le mie... Vabbè, magari si è anche divertito, dai, non mettiamola proprio... Sì, magari si è divertito, non lo so, forse, anche qua diciamo che i tassisti a Roma sono tendenzialmente dalla nostra parte, ecco, se devo dire, perché
Sono passati brevemente per l'infatuazione grillina. Aspetta, tu stai andando a Palazzo Madama, tra l'altro, no? Ascolta, io c'è... sono di fianco a Palazzo Madama. C'è un ascoltatore, c'è un ascoltatore, lo passiamo subito, però saltando di palo in frasca e sapendo che anche tu sei un massimo esperto della materia, Palazzo Madama significa anche il Cardinal Francesco Maria del Monte, significa anche Caravaggio, e questa cosa mi fa godere. Chiudo la parentesi. E sentiamo la telefonata. Sì, sentiamo. Ma così sempre no, aspetta, vabbè, dai, sentiamo la telefonata, poi dopo su Caravaggio ti dico qualcosa. No, perché ci vuole un'inoculazione di bello e buono dopo tante nequizie. Giusto? Dopo tante inoculazioni di robe. Esatto, di roba brutta. Comunque abbiamo una telefonata, pronto. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo la provincia di Treviso, mi chiamo Dario. Un po', Giulio, mi stupisco del tuo stupore per la cifra esorbitante di 2 milioni. Mi riferisco al film che tu avevi consigliato di vedere, di Alberto Sordi. Quello in cui Una vita difficile. Dice, bravo, in cui lui dice non sono corruttibile né con 5.000 né con 50.000. E l'altro gli dice non ti offro 50.000, ti offro 500.000. Cioè molto probabilmente anche a me 2 milioni sembrano una cifra esorbitante, però credo che noi siamo un po' legati a un mondo antico. Beh no, hai ragione. Ci dice che la Pfizer ha fatto 100 miliardi di utili in più. Quando hai tolto 2 milioni, ma adesso indipendentemente come o che cosa, però a un'azienda così, quando hai tolto 3 milioni o 2 milioni, hai tolto... Sì, al netto che non stiamo parlando della Pfizer come corruttrice di Panzeri. Ma ci sono molti nazionali che fanno 8 mila miliardi di fatturato all'anno, mentre il PIL italiano è di 1.700, quindi i 2 milioni che a noi sembrano cifre esorbitanti, credo che per qualcuno siano non noccioline ma anche meno. Ecco, sono questo, grazie. Bene, allora Claudio, ti lascio subito la parola. Davanti a questa banale considerazione, cioè vale a dire che la capacità di spesa e di influenza di tante multinazionali, di cui ovviamente senza avere le prove non possiamo fare alcun nome, però diciamo che in astratto, se una di queste grandi multinazionali volesse perseguire il proprio interesse con dei metodi aggressivi, non avrebbe difficoltà, ecco, a trovare il finanziamento per poter perseguire i suoi scopi. Ma io invece, diciamo così, sono altrettanto preoccupato dalle ingerenze degli stati sovrani, insomma, no? Perché chi ci dice che la Cina non pensi di comprarsi o non abbia già pensato o non abbia già fatto di comprarsi qualcuno? Chi ci dice esattamente come ha fatto il Qatar per degli scopi minori, ecco, mettiamola così. Cioè, quando ci sono in ballo magari contratti, cose, decisioni importanti che riguardano le tariffe, no, o similari, io penso che e quindi questo è uno, diciamo, delle frontiere, devo dire, della nostra intelligence, che insomma, il fatto di iniziare a conoscere meglio questa parte del nostro Stato, appunto con il mio incarico al COPAS, peraltro adesso sono qui proprio perché il primo appuntamento in giornata è proprio legato a un appuntamento legato all'intelligence, infatti adesso andrò nella sede del BIS, che è il l'ente di raccordo dei servizi segreti italiani, che sono divisi in due grandi parti, che è l'AISI, che è i servizi segreti interni, e l'AISE, che è quella, insomma, che lavora sugli scenari esteri, una buona parte sta proprio nel combattere queste ingerenze. Ed è un lavoro, come potete immaginare, oscuro ma importantissimo, perché la democrazia viziata dalle ingerenze, dalle influenze esterne, si vanifica, è già, diciamo, messa e minacciata da tante cose. Ci mettiamo del nostro, ecco, ad attaccare la democrazia, come vi avevo raccontato all'inizio di questa chiacchierata, quando raccontavo dei centri sociali che volevano impedire i comizi elettorali, e poi ci manca anche che invece tutto si svolge regolarmente.
e poi insomma gli eletti non fanno quello che si deve. Io poi avevo fatto di mio una minima riflessione, no? Quando il signor Panzeri pare che abbia detto che con i soldi del Marocco, oltre a ricevere i soldi, il Marocco ha anche allertato tutta la comunità di italiani di origine marocchina in modo tale da votare in massa e comprandosi quindi così l'elezione per questi personaggi, ha fatto tutta una serie di nomi. Questa cosa ovviamente dovrà essere provata, cosa che non so se sarà mai possibile provarla, per essere detta, non mi stupisce. Ed è sinceramente una riflessione che a me piacerebbe fare in merito alla questione delle preferenze, perché io lo so che idealmente tutti diciamo che bello le preferenze, così decido io e non la segreteria cattiva di partito, però ci sono i pro e contro. Alla fine con le preferenze uno può avere magari una persona che oltretutto in uno scenario così complicato come il Parlamento europeo potrebbe veramente fare la differenza, e dall'altra parte magari viene scalzata su oltretutto quei collegi così grandi come sono quelli per le elezioni europee da il tipo che si è venduto a quest'altro gruppo organizzato che gli organizza fiotti di preferenze, insomma. Allora Claudio, abbiamo un'altra telefonata, poi due messaggi, tra i quali, lo cito rapido, Anna Maria da Vicenza: ma i 2 euro versati per votare alle primarie del PD sono stati pagati col bancomat, hanno rilasciato la ricevuta fiscale, eccetera eccetera, si domanda Anna Maria. 2 milioni intascati e ciao. 2 milioni non è male, insomma, tutto sommato. Telefonata. Senza bisogno dei sacchi, è l'unità di misura del Partito Democratico, 2 milioni, quindi... o col sacco o con la primaria, però arrivano. Che poi ha raccontato comunque non voglio perdere tempo perché ne abbiamo poco. C'è una telefonata e un altro audio messaggio al 346 64 27 756. Telefonate allo 02 92 94 7222. Pronto? Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Volevo dire che l'elezione alla signora Elly Schlein non mi ha sorpreso affatto, benché Bonaccini fosse in vantaggio di una 30 di punti fino al giorno prima. Però se si va a vedere un po' il curriculum di questa signora, si capisce intanto che è un'amichetta del finanziere George Soros ungherese, che il suo stesso paese l'ha messo alla porta. Il padre, ebreo come Soros, ha fatto... l'agente, chiamiamolo segreto, non tanto, apparteneva a un think tank, come li chiamano adesso, di Bologna. La signora è benestante, mi dicono miliardaria, ma mettiamolo da parte. Ha 3 passaporti, c'ha un passaporto americano, un passaporto svizzero e un passaporto italiano. Accidenti. È lesbica, e questo è una cosa, fa curriculum, come si dice anche questo al giorno d'oggi, e quindi guarda caso in delle elezioni dove il controllo comunque degli elettori è stato ferreo, non certo come le elezioni del Parlamento del Nord della Lega, se vi ricordate qualche anno fa, che fu una buffonata, quando fa il PD queste cose le fa seriamente, e infatti non mi viene neanche lontanamente il sospetto che un finanziere potente come George Soros, che nel 92 è riuscito a mettere in ginocchio l'Italia facendole perdere 40.000 miliardi di lire, possa avere influito nelle elezioni di questa signora. E non poteva mancare George Soros, no? Beh, no, allora, lasciando da parte la religione, l'etnia, così tipo di cui non mi interessa molto, e anche tutto sommato non mi interessa molto. Oltretutto la bisessualità, se proprio vogliamo essere precisi. E ma anche, comunque... e anche di quello, sì, anche di quello mi interessa veramente, veramente poco. Però c'è un aneddoto simpatico, vale a dire che, se ben vi ricordate, da parte di Wikileaks c'era venuto fuori quel famoso documento proveniente appunto dalle Open Society, se non mi ricordo male, di Soros, dove si indicavano i politici che venivano considerati come potenzialmente affidabili per veicolare i loro messaggi, e c'erano, guarda caso, la Schlein e Panzeri, quelli della CRIC. Curioso, però diciamo che
rispetto a tante cose fa più curriculum forse questo, ecco, rispetto ad altre cose di cui veramente mi interessa nulla. Allora, c'è un messaggio audio, sentiamo un po'. Buongiorno, sono Giovanni della provincia di Novara. Io temevo e ho previsto l'elezione della Schlein, semplicemente perché ho considerato, diciamo così, il suo pedigree. Io penso anche che creerà dei grossi problemi e che attrarrà su di sé un grosso consenso, perché se mettiamo insieme reddito di cittadinanza o quello che si inventeranno e il non invio di denaro all'Ucraina e forniture militari eccetera, avrà un grosso consenso su queste cose qui, come ha fatto Salvini quando pompava sull'immigrazione. Ecco, io non la sottovaluterei. Buongiorno, ecco, grazie. Questo nostro ascoltatore, Claudio, fa parte di una serie di persone che dicono anche proprio questo, no? Qualcuno dice Giorgia Meloni e Salvini stanno godendo di questa elezione, qualcun altro dice attenzione a sottovalutare, perché non è così scontato che sia una cosa gioiosa per il centrodestra la nomina di Schlein a segretario del PD. C'è un altro... infatti come direi, spero sia stato chiaro ascoltandomi, non ho nessuna intenzione di sottovalutare nessuno, certo. Anzi, impersonifica tante cose che sono abbastanza pericolose. Poi dopo che si saldino con delle cose che faccio fatica a capire dal punto di vista, però insomma, per carità, cioè, io sono zona 1 Milano, no? Come residenza, e questa è perfetta per la infatti squadra ha preso una barca di aria, radical chic, fluida, con studi a Lugano, no? E così via, è perfettamente rappresentante del popolo operaio che sta negli attici del centro di Milano. Ecco, tra l'altro andiamo veloci, sono le 10:23, un meme che gira sui social ce lo manda un ascoltatore, è l'unico soggetto in Italia ad avere incassato oltre 2 milioni di euro in contanti in 24 ore è stato il PD, che è il partito del POS e della lotta al cash, che non è male tra l'altro. Ma è vero. E poi abbiamo 16 secondi di audio messaggio al 346 6427 756. Buongiorno Giulio, buongiorno Claudio. Volevo dire che anche Montagnier è diventato rimbombito, non solo come giornalista ERSC. Cioè, quando dici qualcosa che non conviene a chi determina l'informazione, diventi subito rimbombito. Ciao, rimbombito. Così il sì, nostro... No, no, ma attenzione, è vero, cioè un Nobel come Montagnier aveva osato criticare i vaccini, io non sto lì a giudicare se male o bene, ma è evidente che si trattava di un argomento dal punto di vista scientifico dibattibile, perché insomma, cioè, non è che si nasceva con la verità rivelata, e improvvisamente diventava molto affidabile Burioni, no? E dall'altra parte invece il Nobel era un ricoglionito, ma un po' tutti ci siamo passati, attenzione, io nel mio piccolo, perché ovviamente insomma poi ogni cosa ha il suo peso, ma io nel mio piccolo, che finché prima di entrare in politica, quando facevo semplicemente il commentatore del giornale, ero il professore della Cattolica, quello che il managing director di Banca Internazionale, così questo tipo, è bastato che diventasse un pochettino pericoloso e a furia di riempire giornali di robe il MAT, quello che vuole uscire dall'euro, i mini bot, e quello che ha fatto la speculazione su come si chiama, sui titoli di Stato, se appena avessero potuto o in qualche maniera trovare un appiglio, ma anche minimale, insomma, nella mia vita privata o similari, ecco che sarei istantaneamente diventato il matto, l'incoglionito, il pazzo, quello da non ascoltare. Allora, ultima cosa, Claudio, visto che appunto siamo alle 10:25, prendo spunto da un'altra notazione che hai pubblicato tu sul tuo profilo Twitter.
È una questione di cui accennavi prima. Bonaccini si era inventato le sardine, tu ricordi, per paura di perdere le regionali. Adesso quella stessa roba lì, presa dai volponi della vecchia dirigenza, è stata decisiva per farlo secco tramite la Schlein. Fare secco lui e tutti i suoi amici sindaci rampanti. Tu scrivi. Allora, la mia domanda è, siccome Bonaccini bene o male appunto rappresentava il partito dei sindaci, degli amministratori, del famoso legame col territorio, con le questioni vere, eccetera, eccetera, tutto quello di cui si dice che c'era bisogno la politica. Allora, questa è la dimostrazione che è vero il contrario, che la politica non ha più bisogno di essere in rapporto con i territori, con i problemi veri, con i ceti produttivi, con gli amministratori capaci, con i sindaci, eccetera, eccetera, e invece deve affidarsi a tutta quell'altra roba là, a tutta la galleria delle cose da fare alla Schlein? A posto che ho enormi dubbi sul fatto che Bonaccini sia da ascrivere al pianeta della buona politica dei bravi amministratori. Cioè, secondo ma me, quello faceva appello, diciamo, no, grosso modo. Sì, secondo me Bonaccini è un personaggio pessimo, eh? Cioè, non è che perché adesso ha perso mi diventa simpatico, cioè, non ho veramente nulla a che spartire con colui. Però in realtà è un figlio di questa politica dei social, no? Che in realtà poi va capita, perché questa signora, vorrei ricordare che dal nulla, perché dal nulla, nel senso che lei praticamente neolaureata, è stata pompata come cosa mediatica, è stata eletta senza passare dal via, quindi senza neanche passare da un consiglio comunale, è stata eletta al Parlamento europeo, dove ci vogliono le preferenze. Quindi immaginate la cosa incredibile, cioè una che non è nessuno, perché non era nessuno, appena laureata viene pompata come fenomeno e così via, e ciò basta per garantirgli, insieme con qualcosa che non sapremo mai, ovviamente, perché cioè, così come abbiamo visto che ci mette poco il Marocco a trovare la minoranza organizzata sufficiente per le preferenze necessarie, così come abbiamo visto in molti altri casi, no, che arrivavano tonnellate di preferenze che nessuno capisce veramente in che modo potessero saltare fuori. Quando questa signora, mi pare nel 2000, credo che sia stato, non so se era il 2015 direttamente, qui questa teletta forse sì, comunque nel 2015 ha trovato subito tutte le preferenze necessarie per essere eletta al Parlamento europeo. Non so se fosse il 2015 o il 2019, ma di sicuro è stato così. Cioè alla fine proprio dell'università, via Parlamento europeo di corsa. Da una parte uno potrebbe dire che è rosico, no? Perché forse uno si ricorda che quando ai tempi del famoso Basta Euro Tour, no? Salvini mi mise in lista mio malgrado, diciamo così, per l'europeo, non feci campagna elettorale, per carità, niente di che, però il mio primo esordio con un'elezione fu con una bocciatura, perché sebbene incredibilmente trovai 14.000 in totale circa 15.000 preferenze, non venni eletto. Se uno poi si ricorda anche i dettagli, anche lì per una minoranza organizzata, perché il mitico Borghezio aveva fatto, vi ricordate, l'accordo con Casa Pound al centro e aveva trovato quindi le preferenze necessarie per poter. Ecco, comunque ti confermo, era il 2014, elezione del Parlamento europeo, 55.000 preferenze. 55, ecco, vedete, io che avevo fatto tutto con Salvini, così di questo tipo, prendi e trova incredibilmente 14.000 preferenze la signora Schlein, senza problemi, venendo dal liceo, senza nessun tipo di visibilità o di attività politica nota precedente, trova 55.000 preferenze e come tale diventa europarlamentare. Capite? Questa è la politica dell'informazione immediata e della mobilitazione immediata di masse di persone, bisogna tenerne presente, anche se io considero che sia un fenomeno molto molto pericoloso. Questo non significa che la politica deve necessariamente venire dal sindaco, piuttosto sì. che dalla cosa, cioè sono tanti modi, però per esempio, non so, per parlare di persone che conosciamo,
Alberto Bagnai non ha fatto il sindaco, non ha fatto il consigliere comunale, però si è imposto nel dibattito, cioè lui è diventato deputato perché con i suoi libri, con le sue argomentazioni scientifiche, con le sue teorie, è riuscito a guadagnarsi un posto molto visibile, no, all'interno del dibattito politico nazionale. Però questo è un merito. Dall'altra parte invece una che dal nulla prende 55.000 preferenze e che sempre dal nulla praticamente riesce a papparsi la segreteria del Partito Democratico, capite bene che qualcuno dietro deve averlo. Allora, ci salutiamo con la notizia che apre l'Ansa in questo momento. Quattro lavoratori della Porto Vesme nel Sulcis si sono asserragliati sulla ciminiera dell'impianto a 100 metri d'altezza in Sardegna. Clamorosa protesta con comunicato è stata messa in atto per porre il tema del caro energia e della fermata di tutti gli impianti o quasi della Porto Vesme SRL, che metterebbe a rischio 1.300 buste paga. Così l'Ansa in questo momento. Io saluto. Quanto, perché quella è una centrale elettrica, quindi allora, dovrebbe essere potenzialmente positivo. Volevano fare anche lì oltretutto un rigassificatore, cosa che dal mio punto di vista non era una grande idea, perché insomma, la stessa centrale di Porto Vesme, per chi l'ha vista, mi veniva in mente che ci fossero tanti luoghi meno visibili, ecco, e meno naturalisticamente pregiati, ecco, per fare una centrale. Però insomma, comunque sono questioni lavorative che sono molto molto complicate, e la questione della tutela dei posti di lavoro e degli stipendi è al centro degli incontri, quelli politiche per un mondo nuovo che abbiamo fatto a Bolzano, come avevamo detto la volta scorsa, è stato un grande successo. Il prossimo sarà Silvi Marina. Allora, grazie intanto a Claudio Borghi Aquilini, appuntamento con Scuola di Magia il martedì, ve lo ricordo, non più al giovedì alle 9.30. Grazie Claudio, buona giornata, buon lavoro. Grazie a te, arrivederci. Avete ascoltato Scuola di Magia.